Lunedì prossimo in Consiglio Comunale a Portoferraio l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017. È già stato oggetto di presentazione e discussione in Commissione Demanio e Lavori Pubblici. L'ufficializzazione ci consentirà poi di partire. Di partire, credo, con un cambio di passo, perché riteniamo che il cambiare passo sia positivo e soprattutto sia rispettoso nei confronti dei nostri figli. E daremo priorità e privilegeremo le spese sull'edilizia scolastica. Il piano triennale è un piano che nell'arco di 3 anni prevede ben 17 milioni di euro di spese. Quello che interessa a noi è invece risolvere i problemi quotidiani. Ecco il cambiamento significativo. Dovremmo affrontare e risolvere problemi che derivano purtroppo da un passato, ma che non hanno ancora raggiunto il livello di gravità tale da impedire l'utilizzo delle scuole. Però il primo passo è quello di rendere nuovamente disponibile la scuola di San Giovanni, interessata dal collasso della copertura e quindi resa inagibile a tutti gli effetti. E su questo l'ufficio tecnico ha già avuto disposizione di preparare tutti gli atti e attivare tutte le procedure prima ancora della predisposizione dell'approvazione del bilancio, in modo da non avere tempi morti. Accanto all'edilizia scolastica anche il progetto che riqualifica l'area urbana da Piazza Citi fino all'ingresso della Darsena Medicea per 130.000 euro. Questo sarà il progetto che vorremmo far partire da subito in modo da dare un segnale forte sul maquillage che deve interessare necessariamente la città di Portoferraio. Un altro piccolo passo in avanti è una sinergia con ASA. Nel ciclo integrato delle acque il gestore si occupa della captazione e fornitura dell'acqua potabile e anche del trattamento dei reflui. Portoferraio è reduce da un passato variegato. Con ASA è in corso un rapporto finalmente di collaborazione, un rapporto positivo, e quindi riteniamo opportuno nelle frange di incertezza lavorare insieme, e su questo il Comune si sta impegnando anche con piccole e modeste somme, ma si sta impegnando per eliminare tutte le maleodoranze nel centro storico.